accarezzando però un sogno segreto, forse non così segreto, abbastanza divertente, voglio dire, anche un po' sfacciatamente, poi detto, io chiacchierando con Roberto saccheggerò un librettino molto, anzi segnalo a chi volesse proprio approfondire, uscito un libro che si chiama Voglio fare l'attore. Tanto non si trova. Curato. Lo faccio anche un po' staticamente, io devo chiederlo al diretto interessato perché era introvabile persino online, ma con un po' di pazienza si riesce. Fatto da Emanuele Tirelli, che è un giovane studioso, ed è una piccola, preziosissima mia. So, usi un'espressione molto divertente a un certo punto, cioè non lo smentisce, ma dice: io volevo diventare un divo del cinema. È una cosa specifica, sì, lo vorrei ancora, ma finché c'è speranza. Vabbè, ma lo sei, sei il divo di un certo cinema. Sì, sì, un certo divo. No, perché adesso parlavi della tua, come dire, insofferenza alla luce. Ed è vero che dovessi scegliere una metafora, direi che tu hai coltivato con molta attenzione le ombre, le tue interpretazioni. Sì, sì, è vero, devo dire, no, me le hanno poi messe le ombre, io non è che andavo a cercare le ombre, a parte poi che adesso la luce mi dà fastidio perché c'è pure una cataratta, ma insomma, quello sono fatti. Siamo in due. Ma mi dicono che è una cosa da nulla, insomma. Ecco, sì, le ombre, certo, anche a parte le ombre proprio fisiche, è chiaro che insomma i personaggi che hanno dei lati un po' più, diciamo, difficili, un po' nascosti, mi piacciono di più, me li sento più vicini. Me li sento più vicini, insomma, sento che faccio meno fatica a immaginarli, così come per esempio, appunto, proprio parlavo di Thomas Bernhard, i cui personaggi sono tutti in preda a un'ironia nera e cosmica che mi torna quasi normale, insomma, per cui i suoi personaggi faccio più volentieri. Parlando di ombre, pensavo appunto così, d'ombre nel senso più vasto, naturalmente, a te non prendetemi alla lettera, ma la capacità di far parlare i silenzi, il non detto, quello che viene, come dire, nascosto magari in un'occhiata o anche in uno sguardo negato. Abbiamo appena visto questo bellissimo addio alla ragazza, appunto, che ti deruba, poi ti fa da badante, e qui tutti i giri, c'è questa. Ti volti per non farmi vedere da lei, sì, sì. Ma neanche poi piangi veramente, sono delle più lacrime. Ci ho provato, non sono riuscito. Beh, ma era secondo me era perfetto, non riuscito. Sì, forse sì. Sono stato aiutato dalla mia imperfezione. Ma appunto, tu da qualche parte hai detto una cosa molto bella, cioè per recitare ci vuole molto tempo, come per scolpire o per suonare nel senso di essere un interprete, è un mestiere che richiede tempo, pazienza, prove, lunghe ricerche. Studio, molto studio, infatti quando lo dico ai giovani non è che siano entusiasti, però è vero, richiede una dedizione totale. Come tutte le forme d'arte, perché io insisto nel chiamarlo arte, e chiamandolo così non è che uno si inorgoglisce, anzi si umilia perché dice sto facendo qualcosa di veramente difficile, quindi c'è poco da scherzare, insomma. E, sì,